prima idea l'ho avuta alcuni 2-3 anni fa, 3 anni fa circa, e scrissi una piccola storia, quasi un piccolo racconto. Poi da allora questo racconto si è allargato, si è arricchito di idee, di nuovi apporti. I miei rapporti con il thriller negli anni naturalmente si sono modificati, perché si è modificato il thriller, siamo cambiati tutti noi, quindi il rapporto naturalmente di lì è il mio mondo, un mondo che conosco bene, un mondo dove mi trovo molto a mio agio, non come nel mondo vero, reale, dove non mi trovo affatto a mio agio e non mi piace. Invece nel thriller improvvisamente vedo una specie di terra promessa nella quale sto sereno e capisco dove sto, cosa succede, tutto ha un senso anche nel suo delirio, per me, per la mia mente ha un senso. Io sono Anna Mari, e sono un detective, lavoro nel dipartimento persone scomparse. Sono una persona che si dedica molto al suo lavoro, forse riesce poco a relazionarsi nella sua vita. Quando lavora diventa fredda, forte, e mentre invece nella sua vita è esattamente l'opposto, non riesce a relazionarsi con le persone, è una persona molto fragile. Questo caso che ha nelle mani gli permette di riprendere la sua vita, le cose passate, e forse unire i pezzi che fino adesso non è mai riuscita ad unire. Sono molto contenta di lavorare con Dario, e mi piace molto perché è un maestro in quello che fa. È una persona molto, molto generosa, per cui ti dà molto e riesce soprattutto a ricevere, e quindi ti invoglia a fare sempre meglio, ad essere il più possibile creativi. Prima di farlo ho pensato che fosse, che avrei voluto fare una prosecuzione quasi dello stile di Non ho sonno, il film precedente, con Max von Sydow, ma poi scrivendolo ho capito che non era assolutamente, non discendeva da quello, era molto diverso, era più attuale, più contemporaneo. Poi che non faceva parte di nessuna trilogia, autistico, quadrilogia, non faceva parte di nulla, era un film a sé, come appunto è un thriller, anche molto nervoso, molto eccitato, però che non si apparenta ad altri film miei, se non in modo un po' molto vago all'uccello delle piume di cristallo, ma in modo molto vago.